Benissimo Marco, India Zulu 1, Mike Yankee Tango per tutto il gruppo, India Zulu 0, Victor X-Ray Lima, il nome dell'operatore Federico Lido di Lavigno, il QTH, 40 km a sud di Roma. Come già ti ha informato Giampaolo, il locator Juliet November 61 Hotel Mike. Ti dico subito che il segnale del ripetitore alla mia stazione è un po' più basso di quello che ti ha passato Giampaolo, eh. Per me non è fondo scala, è sull'ordine dell'S9, credo. Sì, ho perso un po' di tempo, ragazzi, con i settaggi dell'FT2009 che utilizzavo sempre ed esclusivamente solo per le dirette, per QSO locali. Ero abituato ormai ad utilizzare il TS2000 della Kenwood e quindi mi ero dimenticato, diciamo, le procedure di impostazione qua sull'FT2009. 5 watt la potenza in uso per impegnare il ripetitore. Ho visto comunque la coda, quindi credo di impegnarlo tranquillamente. Al limite, se ci saranno problemi, poi incrementerò un po' potenza. Il microfono a Giampaolo, India Zulu 0, Victor X-Ray Foxtrot, a proseguire per India Zulu 1, Mike Yankee Tango, ha trasmesso e ascolta India Zulu 0, Victor X-Ray Lima. Prego Giampaolo. Aumentiamo Quasi un potenza, chilometro ha alla detto distanza da frusciato. Federico. L'ascolto tramite il vostro ripetitore è abbastanza bene, leggermente frusciato. Comunque, ripeto, il segnale del ripetitore qui da parte mia è completamente fondo scala. E devo dire, ma che ho provato a vedere se ricevo il ripetitore con il portatile. E caro Marco, ti do la conferma che ricevo da dentro casa con Jesu FT60. Antennino in gomma, ricevo il ripetitore, logicamente con segnale 01, però ricevo anche il ripetitore senza nessun problema. Purtroppo però adesso ho la batteria un po' scarica, però non so se eventualmente posso fare una prova magari a uscire fuori a vedere se provando a agganciare, ma ho la batteria scarica, penso che non mi regge i 5 watt. Comunque per la cronaca io ancora sto impegnando il ripetitore con 5 watt. Cambio per te Marco, il ZA1 Mike Yankee Tango, il Zulu 0 Victor X-Ray Fox e Giampaolo Tratello. Benissimo Giampaolo, sono Federico. No, ma ci credo, perché se tu usi 5 watt sei qua appunto una telefonata, colori, sai. E per il Federico in effetti è vero, anche lui passare passa bene, però rispetto al tuo transito, che è perfetto proprio sotto tutti i punti di vista, invece Federico c'ha un po' di fruscio, un po' di soffio sotto, quindi ci sta che appunto segnale rispetto a te Giampaolo è qualche dB meno, è più basso, però veramente con 5 watt arrivate tutti molto bene. Tu Giampaolo sei una telefonata, Federico quasi dai, okay, comunque arrivate veramente fortissimi. Il ripetitore è molto alto, 2050 metri di quota sulle Alpi Marittime, a spanne con Anzio, con Roma sono circa 500, mi ha detto Anzio è circa 40 km a sud di Roma, quindi saranno 540 km. Il QRB è già una bella distanza. E oggi è il 6 di ottobre 2012, quindi in propagazione saranno penso gli ultimi colpetti di coda questi, perché non credo che poi nei mesi invernali riusciremo a ascoltarci e sicuramente non con questi segnali e con così poca potenza, sarà sicuramente un impegno molto più. Qua su IR1 Delta Delta, il ripetitore delle Alpi Marittime. Va bene, adesso fermo il video, sono già 7 minuti e 50 secondi circa, direi che può bastare, eventualmente se poi riesci anche a transitare col portatile ne farò un altro di video anche lì. Microfono per Federico, IZ0VXL, IZ0VXF ha modulato IZ1 Mike Yankee Tango Marco Imperia. Benissimo Marco, India Zulu 1, Mike Yankee Tango, India Zulu 0, Victor X-Ray Foxtrot, India Zulu 0, Victor X-Ray Lima, Federico Lido di Lavigno.
Bene, Marco, ho incrementato potenza in questo momento, quindi vado ad impegnare il ripetitore con circa 50 watt e mi direte poi se transito bene in questo momento. Ma considera, Marco, che comunque ti ascoltavo benissimo in diretta quando eravamo lì a 145,525, il tuo segnale era a fondo scala, ottima la modulazione, come sempre, come tra l'altro lo è anche qui, e il ripetitore invece arriva leggermente più basso. Comunque, è straordinario, no? Difatti, Marco, ti dicevo, quando ero appena entrato a far parte del QSO lì a 5,25, ti avevo salutato come altra stazione, quindi Azzurro Zero, Uniforme Yankee Bravo, perché non era a conoscenza che c'era propagazione, questa ottima propagazione veramente, visto il segnale con cui ti ascoltavo in diretta. Per il momento non ho fatto il reverse, ma credo che all'ingresso del ripetitore ti ascolterò sicuramente fondo scala, come ti ascoltavo fondo scala lì a 5,25. E diciamo che Giampaolo per la zona 1 va molto meglio, eh. Io difatti ho notato che comunque non è molto favorevole per me la zona 1. Comunque ti ripeto nuovamente che in diretta andavi straordinariamente bene. Quindi Azzurro 0 Victor X Lima per i Z0 VXF. Adesso proviamo a fare il reverse per sentire Marco in diretta. No, il segnale adesso si è abbassato, comunque questa è in diretta. All'ingresso del ripetitore un S5 grosso modo, tenendo in considerazione il fatto che questa scala qui, su questo smitter, non è che sia eccellente. Questa è l'uscita del ripetitore. In zona 1, India Zulu 1, Mike Yankee Tango, il corrispondente che stiamo ascoltando. Caricando il video su YouTube e poi vi passo la stringa o magari la